Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi della Challenge Sudden Death in Clash Royale, ragazzi, la modalità nuova, la nuova sfida che da qualche ora abbiamo la possibilità di giocare è veramente veramente molto interessante, anche perché il guadagno nell'iscrizione gratuita è molto molto sugoso rispetto al fatto di doverla rifare spendendo ben 100 gemme. Beh ragazzi, nel video di oggi volevo farvi vedere tre super deck fatti apposta, mica da me, da gente veramente seria, per affrontare al meglio la sfida Sudden Death. Sono deck molto versatili, diversi tra loro, e potranno farvi vedere veramente un sacco di tecnica che ancora non abbiamo tanto in mente. Andiamo subito a vedere il primo, ragazzi, eccolo qua, tronco, cannone, zap, gelo, pronto il mini pecca per noi. Siamo contro gli Zuz 49. Aspettiamo ancora qualche istante che si carichi l'elisir e poi giù con il cannone, apertura da sua parte con il cavaliere, barile fermato dal tronco, attenzione il cannone è meraviglioso insieme alla torre contro al suo cavaliere, rimane anche con un po' di vita. Stiamo già ripartendo a destra ragazzi con il golem del ghiaccio seguito dal mini pack, attenzione al rocket che va a lisciare le nostre truppe, attenzione il suo spiritino del ghiaccio ha permesso di darci la possibilità di aprire con un cimitero e andiamo a frizzare la sua gang di goblin, gli scheletrini fanno un male incredibile ragazzi. Guardate, guardate come si va a chiudere in 40 secondi la partita, veramente allucinante ragazzi, è una modalità che può essere giocata sia con deck lenti ma secondo me con deck veloci non è male. Andiamo a vederne un altro ragazzi, di nuovo, questo è molto veloce, Zappo Grider, Golem del Ghiaccio, Peccone, pronti i pipistrelli contro Red Mist dei Royal Champ. Aspettiamo ancora un secondo, lui apre con Valkyria o Grider, in un'ottima risposta il nostro Peccone va sulla Valkyria e fa anche da tappo, viene purtroppo però congelato, quindi è l'ora dei pipistrelli che devono andare a fermare lo Grider, zappati anche loro, o Grider micidiale, 1414 di già la nostra torre, ma il Golem del Ghiaccio davanti al Peccone, seguito dallo Grider, può creare un tris d'attacco molto molto insidioso, pronto il fulmine, doppio fulmine, uno per noi, uno per lui ragazzi, e purtroppo riusciamo invece, attenzione, sembrava un grande problema ma la zap provvidenziale sul suo sorda di scheletri ci ha permesso di fare un sacco di danni, ancora pipistrelli per andare a difenderci dai goblin lancieri. La nuova ripartenza, Golem del Ghiaccio, o Grider, Valkyria per lui, attenzione, fulmine per noi, veniamo gelati, ma il Golem del Ghiaccio sta subendo ben 4 attacchi da parte della Valkyria, lo Grider può scappare e innestare una martellata violentissima, 4,58, attenzione, la Valkyria ancora davanti, seguita dal moschettiere, di nuovo lo Grider, andiamo con il nostro Peccone, lui va a tirare la zap sui pipistrelli, quindi non ci tocca i Goblin, fulmine di nuovo per lui, 1068 la torre, è ottima la nostra ripartenza, con lo Grider seguiti da due goblettini, vengono addirittura congelati e viene aperto con un cimitero, ma la nostra zap provvidenziale dà modo allo Grider di tirare l'ultima martellata. Anche questo deck ragazzi molto molto interessante, il Peccone stragiocato in difesa, poi si riparte con Golem del Ghiaccio, Grider, e abbiamo gli spell per andare a sistemare, diciamo, in base a come ci countererà lui. Andiamo a vedere ragazzi l'ultimo dei tre match che vi avevo proposto, se per caso avesse voglia di partire, altrimenti non sappiamo bene cosa fare. datemi un secondo qua, è tu Blue K, aspetta un attimo. Ci siamo ragazzi, ci siamo, uno tenta di fare le cose fatte bene, ecco qua riparte tutto, l'ultimo deck ragazzi, si usano due leggendarie, il Mago Zap e la Fuorilegge, attenzione contro Pirata 208, subito pronti i goblettini, c'è un po' di indecisione ragazzi, attenzione apertura con un tris di sgherri da parte sua e noi andiamo di poison ragazzi per danneggiare gli sgherri e anche la torre senza ovviamente toccare la torre centrale, riapertura dal fondo con un cavaliere per il nostro avversario, rispondiamo con un tris di goblin e un mago zap in questo momento. Vediamo di attendere ancora un istante, ci viene palla affogato il mago zap che resiste ragazzi e possiamo
andare a piazzare un paio di colpi, addirittura tre, perché le frecce non hanno preso il mago. Arete da battaglia davanti, fuori legge che va a proteggere e va a subire anche gli attacchi del suo gran cavaliere. Un barbaro è andato a danneggiare un po' la sua torre, ma purtroppo Sgherri e gran cavaliere dalla sua parte. Andiamo a zappare, così la torre tira via tutto. Il nostro peccone può andare a tirare un paio di spadate al suo gran cavaliere. Il mago elettrico dietro va a fermare anche gli arcieri, facendo anche fare un retarget. Attenzione di nuovo la fuorilegge, il Trish di Goblin davanti, ragazzi, fuorilegge, ce la fa, anche la rete da battaglia è andato a subire dei danni, e adesso mago elettrico per fermare i suoi sgherri. Molto concitata la partita, ragazzi, attenzione, fuorilegge, mago elettrico, siamo pronti alla battuta finale. Vediamo se entriamo, forse no in questa, forse no, poison, andiamo a danneggiare. 1594, 2111, qua bisogna difendersi bene con il peccone, ragazzi. E invece no, si riparte con i goblin, attenzione, vengono troncati, peccone da dietro in modo che può andare a intercedere il suo gran cavaliere. Aspettiamo ancora che salga l'Elisir, apertura con un Triss di sgherri da parte sua e mago zap dietro. Un po' di indecisione di nuovo, la fuorilegge giocata, attenzione a sinistra che c'è uno Grader e un cavaliere, vengono pallafocati i nostri sgherri, ma lui non può andare a difendere anche l'attacco sulla destra, quindi si riparte con peccone, fuorilegge, ariete da battaglia, mago elettrico e altro mago elettrico dietro. Siamo quasi in chiusura, l'ariete riesce a entrare e guardate che meraviglia, ragazzi, che meraviglia, abbiamo fatto un sacco male. Beh ragazzi, io spero che questi tre deck vi siano risultati utili o vi aiuteranno magari ad affrontare la sfida. Vi ricordo però di lasciare un bel like se ancora non lo avete fatto a questo video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che faccio. Noi ci vediamo presto! Ciao!